video, come sempre sono Nicky Box e siamo oggi qua su Battlefield 1. Fino adesso abbiamo provato la classe assalto e la classe medico, adesso toccherà la classe supporto, raga, che io non ho veramente mai utilizzato, anche perché sinceramente non ci tenevo, mi trovavo benissimo col medico e quindi non capivo perché usare altre classi. Io non... dove cazzo posso spanare? Ok, da qua che è fermo. Cos'è? Ah, è atterrato questo. E magari ci stava facendo delle riparazioni. Passiamo davanti che è un po' meglio. We have lost objective butter. Oh, oh, ok. Ok, va bene. Io non so adesso se bestemmiare e in quale lingua, soprattutto perché è la cosa più importante. Ok, catapultiamoci su C, raga. Io non so se con questa classe, adesso devo ancora vedere che cazzo di arma ho. Non so se con questa classe ho qualcosa per tirare giù i tank, ma dubito fortemente. No, è un mitraglione gigante. Cos'è questo? Deploy. Quindi, metti qua. Che cazzo sarebbe? Scusa. Ah, forse è tipo una... ah, forse è tipo una mina. Ok, quindi... ok, ok, ho capito. Ho capito. Questa è una mina. Perfetto, andiamo. Stiamo perdendo Charlie, quindi è qua. Oh, oh, figlio di puttana. Erano dietro, tutti dietro. Però siete morti tutti, siete morti tutti. Andiamo a prendere Ava. Ciao, amico mio. Come va? Vuoi morire? Vuoi morire? Non è possibile, che cazzo è? Di che cosa è fatto il cavallo? Cioè, vabbè. Non me lo fa conquistare probabilmente perché c'è qualcuno. Ah, esatto, è qua. Se non ho visto male è qua, raga. Infatti non ho visto male, gli ho sparato 700 proiettili in faccia, ma questo non è servito a fargli cambiare idea. Ok, adesso c'ho anche l'artigliere, raga, perché questi carri armati, cioè, come avete visto, dalla posizione di guida, dalla posizione di guida, anzi, si può usare solo la mitragliatrice, che sarebbe questa qua. Mentre quelli che spawnano dentro, o comunque chi ci entra, ha la possibilità di sparare col cannonhausen. Quindi fare decisamente più bordello. C'è di nuovo quel tizio, infatti non la riusciamo a conquistare per quello. Io però non lo vedo. Eccolo, sono là. Scusami, non ho capito bene che cazzo pensava di fare quello, cioè... in due li ho visti... ah, ok, ok, ok. Questo ha già più senso. Ma se io faccio il giro, man, come la metto? No, no, mi si è ribaltato il cazzo di carro armato, no. No, ok. We have lost objective button. Bisogna fare il giro, devi fare il giro. Ok. Wow, man, ma sei pazzo tu. Dai, ammazzatelo. È qua, ora che non è morto. Bastardo. Dai, prendiamo A e andiamocene. Ma lì c'è il tizio sul cavallo. We have taken objective apples. Ok, è nostra. Qua c'è il tank. Ah, io posso ripararlo. Una chiave inglese gigante, che da una parte è una chiave inglese e dall'altra parte è un martello. Col martello. Dai, però, ti muovi. Che ci metti? Entriamo così, spariamo noi, raga. Ok, perfetto. Ah, ce la stanno ripigliando, tra l'altro. Come? Ah, lì c'è un tank, zio. Ti devi girare, sennò io non posso fare niente. Oddio! Via! È il momento di scappare. È il momento di scappare. È il momento di scappare. Io sono anche rimasto con 15 di vita. Perfetto. Ok, raga, spawniamo dove c'è veramente bisogno in Nicky Box. Col suo mitragliatore gigante. Mitragliatore gigante. Ok, togliamoci da qua che ci stanno sparando. Potrebbe essere un'ottima idea. Togliersi da qua, perfetto. Cosa ti è arrivato addosso, amico mio? Dobbiamo correre. Dobbiamo entrare dentro queste case, raga. Finché non siamo qua non siamo al sicuro.
Ok, ok, non saremo sicuri neanche qua, ma è già meglio. Ho paura di trovarmi un tank davanti. Non molto amichevole, insomma. Ok, io non vedo nessuno. Chissà dove si sta svolgendo il combattimento. Porca puttana, ma che sfiga. Dai. No, se mi salvavo, raga, ero il migliore del mondo. Ero il migliore del mondo. E comunque lo sapevo che mi trovavo un cazzo di tank in faccia. Lo sapevo. Dov'è il combattimento? Dove si stanno picchiando tutti? Su B. Però andiamo a conquistare. No, perché mi piace lì. Andiamo qua, è meglio. Ritorniamo qua. Non ti prenderò mai. Quanto è storta sta cazzo di arma? C'ha un po' di colpi, ma è storta. Beh, in compenso si ricarica abbastanza in fretta per essere una mitragliatrice pesante. Raga, ci si va di ignoranza qua. No, dai, ma perché sempre là dietro? Porca puttana. Rianimami, non sei un medico. Che vita di merda. Ok, chi è qua è il primo a morire solitamente. Infatti io esco adesso. Non so bene come, ma sono passato attraverso cose. Dai, dai, sì che ce l'abbiamo fatta a salvarci, ok. Sto salendo di livello, tra l'altro, raga. Sono all'11 adesso, a quanto pare. Non trovo un nemico. Non lo trovo, ma neanche a pagarlo, cazzo. Li trovo solo quando è troppo tardi e sono dietro di me. Perché? Oh! E ovviamente è morto già. Oh, ma raga, non ne vedo uno, ma ve lo giuro. Cioè, solitamente una volta che ci si sposta qua, comunque, qualcuno lo si dovrebbe... Ok, minchia, gli ho sparato proprio. Non so. Io sono sparato, raga, non ho capito cosa è successo. Sento. Muori, ok, perfetto. Ok, mi sembrava strano infatti che non trovavo nessuno. Perfetto, continuiamo così, raga. Continuiamo così che ce ne sono di nemici qua. Qua c'è un cavallo. Tanto prima ho sparato tantissimo a un cavallo e non è morto. Cioè, veramente, di che cazzo sono fatti i cavalli in battle? Lì c'è un nemico. Lì c'è un nemico. È morto? No. Ok, adesso è morto. Tanto, raga, mi piace troppo come spara quest'arma. C'è proprio un suono particolare che è fighissimo. Ok, lì ho visto un tank dietro di me. Quindi è meglio scappare fortissimo. Va bene. Tra l'altro non ho capito come mai, ma a quanto pare prima avevo la maschera antigas e non mi faceva mirare mentre sparavo. Infatti tipo, dove cazzo sono? Ah, sono in una torretta che si gira a 360 gradi. Questa è una cosa buona. Una cosa molto buona. Oddio che strage. Mi sono proprio arrivati sui piedi questi, cioè, sui cingoli più che altro. Ammesso che sia, no, forse è una jeep questa, sapete. Dai, ma perché cazzo devi andare vicino a un tank? Cioè, lo capisci che non possiamo competere. Vedi, e poi io non mi devo incazzare. Cioè, se non fossi sceso. A parte che non è detto che mi salvi, ok. Se io non fossi sceso, quello handicappato, no? Che gusto ci trovava. Oddio. Devo lanciare una grenade così, giusto per... Lì c'è sempre il tank. Però mi ha visto però per il momento. È impegnato a sparare a quello. Ok, lì ho visto un nemico, raga. Spostiamoci da qua perché tanto il tank non lo tiriamo giù. Oddio, oddio, vaffanculo, dove eri? Eri nero, non ti vedevo.
là dentro eri nero, in penombra, non ti vedevo mai. Ok, raga, questa partita sta andando genericamente meglio. Nel senso che abbiamo più bandiere. Io, dove... Dove? Dove mi hai fatto spawnare? Raga, l'ambientazione comunque di questo Battlefield è eccezionale. Ah sì? Tu mi spari? Tu mi spari? Tu hai il coraggio di spararmi? Ti sparo anch'io, amico mio. No, non volevo fare questo. Volevo semplicemente ricaricare. Però c'è qualcuno. Esatto, perfetto. C'è i Rigotti Factory. E ci ha sparato in fronte. L'unica cosa, raga, mi dispiace che con questa arma non si riesce a fare un cazzo. Cioè, nel senso, con questa classe, scusatemi, non so benissimo come si utilizzi. E non riesco per l'appunto a fare un cazzo. Io ho visto un nemico. Io ho visto un nemico e ci andrò a sparare fortissimo. Ok, è già morto, giustamente. Quanto ci stanno sparando? Quanto? Ok. Mancano 37 secondi. Lo capisco sempre dalla musichetta che c'è, perché ti mette un'angoscia quando manca poco. Ok, perfetto. Quello è andato. Entriamo dentro questo appartamento, dentro questa casa, perché secondo me c'è qualcun altro. Sono tutti qua! Cristo! Erano tutti là! Da dove? Ma da dove? Ma da dove? Ma da dove? Erano tutti là e ne ho ucciso solo uno. Ed è anche finita la partita. 192-161, 10-10 col supporto. Così e così, raga. Anzi, abbiamo fatto schifo senza così e così. Ok, raga, questa quindi era la classe support. Ricordatevi che questa è una versione beta. Quindi i contenuti che ci sono in questo videogioco, in questa beta appunto, non è detto che siano presi pari pari poi nel videogame. Generalmente è così. Generalmente il prodotto che esce in versione beta è già quasi il prodotto finale. Però molte cose potrebbero ancora cambiare. Quindi vi posso dare il giudizio di delle partite che ho fatto fino adesso. E vi posso dire che Battlefield è veramente un gran gioco. Nonostante io abbia avuto l'opportunità di giocare solo in questa mappa, mi sta piacendo veramente troppo. E niente, raga, le mie opinioni in merito a questo gioco verranno fatte in un futuro video che vi ho già detto. E niente, ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sotto in descrizione c'è la pagina Facebook e la pagina Instagram. E noi boys, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Bella!